economico, questi, no? Questi caschi, da che prezzo fanno? Cioè, da quanto possono partire? Allora, io consiglio un buon casco per iniziare, mediamente la cifra si aggira intorno alle 50 euro a salire. Un casco già discreto, diciamo, che fa il suo lavoro. Non esiste un prezzo massimo, quindi si parte da un minimo di 50 euro fino a 200, 300, 500, dipende, anche 1000 euro, dipende dal materiale soprattutto con il quale vengono realizzati. Una domanda che spesso mi viene posta è quella che come fate a fidarvi di un casco in polisterolo, perché all'interno dei caschi da ciclismo sono fatti in polisterolo. Sì. Cose che... entra. È arrivato la Bruno! Quindi, come dicevamo, un buon casco per iniziare si aggira intorno alle 50 euro. Non esiste una cifra massima per quanto riguarda i caschi. Voi non lo state vedendo, che in diretta questo. Voi non lo state vedendo perché queste parti. Voi sono. Però chi è in diretta adesso lo sta sentendo, ed è questo il bello di questi format. Si stanno aprendo le birre da quella parte con un martello. Mamma mia, ragazzi. Non so se questo 200, no, che cazzo dicevo? Non ci siamo, ragazzi, non ci siamo. Ma ciao Francesco, ciao Giuseppe. Ma proprio di strato, dammi sapere. Lo sapevo! Ragazzi, sta. Ma io un casco non. Sì, per iniziare. Un buon casco si aggira sulla cifra delle 50 euro, non esiste un detto massimo, quindi non è che esistono caschi di 50, di 200, 300 che siano più buoni o meno buoni. Comunque io consiglio sempre un casco di marca, quindi evitate i cloni cinesi, perché purtroppo in commercio ce ne sono tantissimi, sono molto pericolosi, sono stati effettuati dei test e hanno dimostrato che praticamente la loro robustezza e resistenza non è minimamente equiparabile a un casco di qualità di marca, quindi non risparmiate proprio sulla sicurezza, secondo me. Quindi questo ci fa capire quanto veramente possono essere buoni questi caschi rispetto a dei caschi cinesi e quanto questi caschi veramente possono fare la differenza in caso di urti. Certo. Infatti nei video precedenti abbiamo raccontato degli eventi che chi vuole sapere, chi vuole conoscere, se li va a ripeccare. E quindi cadere a quella velocità può essere fatale. Possono esserci sulla strada radici, pietre, alberi, fogliame, animali, fango, fauna, flora, di tutto. Serenella pure. Tutto. Comunque ragazzi, secondo me abbiamo detto tutto dal punto di vista della sicurezza. Sì. Tranne una cosa importante. Che cosa? Indovina. Gli occhiali? Esatto. Gli occhiali della figheria? L'occhiale spesso e volentieri viene trascurato. Invece no, ma perché no. Fa prendere punti figheria sulla bicicletta. A parte i punti figheria, come puoi vedere Giuseppe, guarda. Cioè, io mo adesso che ne so, ho 4 punti figheria. Adesso andiamo a 18 punti figheria. A secco, proprio così. Allora, perché gli occhiali, ragazzi? Gli occhiali tipo sono... questo faretto comunque, sì, occhiali sono. Faretto, sì, stasera abbiamo un faretto grazie all'energia per il faro che c'ha la Bruno Eco Corporation che ce l'ha fornito. Che qua tra poco, nel prossimo video lo vedremo. Sì, abbiamo un ospite speciale. Quindi l'occhiale, come dicevo, non è solamente importante dal punto di vista estetico, ma è importante perché ci va a proteggere da tutti quegli elementi che comunque si trovano durante il percorso, che possono essere fango, insetti, pietre, pezzi di fauna, rami. Comunque è capitato parecchie volte durante i nostri giri, quindi ci vanno a salvaguardare da questo punto di vista. Un altro accessorio, chiudo, sono i guanti. I guanti spesso vengono sottovalutati. Io questo non lo sapevo. Sì, sì, i guanti sono importantissimi. E abbinati i guanti è la santa maledizione. Cazzo. Annaia! Bro, ai guanti è venuto tu a rotti palla. Il bello della diretta, ragazzi. Il bello della diretta. Un altro aspetto fondamentale per quanto riguarda la sicurezza sono i guanti. Secondo me i guanti devono camminare in abbinata con le calze. Sono piccoli accessori che magari uno non ci pensa quando va in bicicletta, ma vi posso garantire che vi possono proteggere da elementi fastidiosi. Quali possono essere spine sulle mani, quando ci vanno nelle radici, sia sulle mani che sugli stinchi, comunque nella zona bassa delle articolazioni, quindi delle gambe. Quindi ci vanno a proteggere da graffi, radici. Comunque da tutti quegli agenti che si trovano durante una discesa a questa velocità. Soprattutto. E,
è questo, secondo me dal punto di vista sicurezza, in grandi linee chiaramente abbiamo detto di tutto. Naturalmente ragazzi, per chi vuole lo ricordiamo sempre, può scriverci sulle nostre pagine Instagram e Facebook. Ricordiamo che siamo in diretta su Instagram, sia sulla pagina in sport, sia sulla pagina personale. Mai di martedì, mai sulla di martedì. Pagina mia Matthew 111 su Instagram. Quindi questo è il nuovo format che stiamo cercando di portare su YouTube. Registriamo e siamo in diretta. Siamo in diretta. Ciao a tutti. Siamo tedeschi qua. Ciao a tutti ragazzi, e se volete informazioni di qualsiasi natura, potete scrivere. Sì, scrivetelo nei commenti. Naturalmente noi vi invitiamo sempre a lasciare un like e appunto a seguirci sulle nostre pagine. Detto questo ragazzi, ci vediamo nei prossimi video. Aspetta, aspetta, per finire! Ciao amica! E buon allenamento da eSport. Ciao!